Donna Franca Florio è la degna rappresentante di una Palermo che non esiste più. È bello oggi poter ricordare una donna che ha fatto la storia di Palermo, una donna amata e stimata da tutti. Bella, saggia e intelligente, una di quelle che pur non somigliando alle nostre top model si lasciava guardare e che mai passò inosservata. Polo di attrazione di tutti i salotti palermitani, attirava a sé tutti gli sguardi degli uomini, ma che solo della sua casta presenza potevano godere. Donna bellissima e moglie fedele, un binomio un po' controverso che ha impegnato gli storici più curiosi del secolo scorso per stabilire quale delle due verità fosse più vera. Il Kaiser Guglielmo II la chiamò la Stella d'Italia e il celebre Gabriele D'Annunzio l'Unica. Alta circa 1,73, occhi verdi, carnagione ambrata e un vitino da far girare la testa, Donna Franca diventò in poco tempo la donna più ammirata e amata di Palermo, e non solo per la sua bellezza, ma anche per il suo modo di essere, per la sua bontà, per la sua intelligenza e saggezza, qualità che non risiedono tutte quante in una sola persona, ma che in lei erano presenti tutte. La bella Franca ricoprì un ruolo fondamentale nella gestione dell'economia della famiglia, che contava banche, industrie, cantieri navali, fonderie, tonnare, saline, cantine vinicole, ma soprattutto una delle più grandi flotte europee, la Società di Navigazione Italiana. Il sogno della famiglia Florio era quello di dare a Palermo e alla Sicilia un volto europeo, ed è per questo che i due coniugi strinsero amicizie e rapporti di una certa rilevanza, in cui Franca giocò un ruolo importantissimo. Eccola quindi protagonista di serate galanti, mentre sfoggia abiti sontuosi e preziosissimi gioielli che il marito Ignazio Florio amava regalarle, forse per farsi perdonare le frequenti avventure amorose a cui era avvezzo. Donna di classe, di gusti raffinati e forse un po' bizzarri, Franca, nella sua casa di Palermo, teneva in libertà due scimmiette, due cercopitechi chiamati Fitti e Fufi, molto dispettosi, che i camerieri, in assenza della padrona, legavano a una catenella. Le due diaboliche scimmiette un giorno provocarono un incendio in cui bruciò la famosa e preziosissima tenda in pizzo del Cinquecento, vanto di casa Florio. Le chiacchiere del tempo dicono che gli animali, cercando di imparare a fumare come avevano visto fare, cominciarono a sfregare i fiammiferi da cucina contro il muro, fino ad accenderli. Tanto invaghito di lei fu Gabriele D'Annunzio. Donna Franca amava le sue opere e i suoi consigli, ma lo preferì sicuramente come amico per la vita, piuttosto che come amante temporaneo. Anche l'imperatore d'Austria, Francesco Giuseppe, si era innamorato di lei. E un giorno, durante una visita a Vienna, le fece un regalo molto particolare. Non un gioiello o un oggetto da collezione, ma una tromba d'automobile. Regalo insolito, ma quando l'automobile di Donna Franca passava per le strade di Vienna, al suono della tromba tutti si fermavano come atto di rispetto, pensando fosse l'imperatore. E invece passava Donna Franca che godeva così dei saluti e del rispetto dei soldati e di tutti i passanti. Si narra anche che una sera, alla Scala di Milano, Arturo Toscanini volse per un attimo le spalle all'orchestra, mentre rincorse un applauso, per poter dirigere il suo inchino verso l'entrata di Franca Florio. La sera del 19 maggio 1896, all'inaugurazione del Teatro Massimo, si rappresentava il Falstaff di Verdi, ma gli occhi di tutti erano attratti dalla bellezza di Franca. Il vero spettacolo quella sera fu lei, avvolta da una stola di zebellino a coprirle le ampie spalle che spiccavano dal favoloso vestito di seta chiara. I gioielli di Franca Florio nascevano per lei dai migliori orefi del mondo che inviavano al Florio conti da far accaponare la pelle. Un esempio per tutti è la famosa collana di perle della Florio. Era un gioiello maestoso, lunghissimo, che contava 365 perle pesanti, tanto da mettere in imbarazzo la regina d'Italia, che possedeva una collana simile, ma non all'altezza. Nonostante il suo amore per i gioielli, Franca decise di non indossare più orecchini, dopo che D'Annunzio le fece notare come qualsiasi gioiello pendente avrebbe alterato i lineamenti del suo viso, dove da sempre si concentrava gran parte della sua bellezza. La gelosia e i tradimenti del marito non erano il vero cruccio di Franca. Ben altri dolori lacerarono il suo cuore e segnarono la sua vita. La morte dei suoi figli. La prima figlia dei coniugi Florio, Giovanna, a soli 9 anni, morì di meningite.
Ignazio, chiamato Baby Boy, l'unico erede maschio, morì l'anno dopo e Giacobina, nata 9 mesi dopo, visse solo un'ora. Non c'è che dire che fu un vero strazio. Uniche figlie rimaste furono Igea e Giulia, che non erano considerate eredi di tutto, in quanto femmine, e quando si parlava di economia a quei tempi, questo era importante. Fu così che a poco, tra la fine degli anni 20 e la metà degli anni 30, a casa Florio ci fu il crollo economico, causato forse dallo sfrenato lusso e dall'incapacità di rinnovare le strategie. Le situazioni avverse ed il dolore avevano cambiato il volto della bella Franca, che nonostante tutto terminò con dignità la sua vita, fra stenti e dolori. Franca Florio morì nel 1950 a 77 anni nella villa Salviati della figlia Igea. Si spegneva con lei quella figura bella che rappresentò Palermo in quell'epoca.